Cosa sareste disposti a fare per raggiungere il vostro grande obiettivo di vita? Cosa sareste disposti a fare per dare il via ad un grande cambiamento? E cosa sareste pronti a fare se vi venisse offerta la possibilità di rimediare ad una vostra grande mancanza? Ciao, io sono Alex e vi do il bentornato sul canale. Se vi interessano i contenuti che propongo, ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Il libro del quale voglio parlarvi oggi, e lo faccio, credetemi, con grandissimo piacere, è questo qui. A briglia sciolta di Yukio Mishima, il secondo capitolo della tetralogia Il mare della fertilità. Sono passati 19 anni dal termine del primo capitolo Neve di Primavera. Sono passati quindi 19 anni dalla morte di Kyoaki. E troviamo Honda, il personaggio attraverso il quale vedremo tutto lo svolgersi di questa grande storia. Lo troviamo, dicevo, come un 38enne, sposato con una donna di nome Rei, giudice della corte d'appello d'Osaka e un uomo fondamentalmente tranquillo che conduce una vita serena, pacifica, addirittura piatta. In sostituzione di un collega, Honda verrà invitato a presenziare ad un importante torneo di Kendo ai piedi di una montagna in cima alla quale c'è un grande santuario. All'inizio di questo torneo gli viene presentato questo ragazzo, Isao, un giovane molto promettente nell'arte marziale del Kendo, tanto che a 19 anni è già un terzo dan. Un giovane estremamente bello, forte, atletico, carismatico. E proprio mentre gli viene presentato, Honda si rende conto che questo Isao porta il cognome di Inuma, proprio quell'Inuma, suo padre, che fu l'ultimo dei precettori di Kyoaki. Al termine del torneo vinto facilmente da Isao, Honda decide di fare una grande camminata e di risalire la montagna per raggiungere il tempio che è alla sua cima. Proprio al termine di questa camminata andrà a cercare refrigerio sotto il getto gelato di una cascata. E proprio lì troverà proprio Isao con altri due compagni che si stanno rilassando dopo il torneo. E proprio mentre tutti questi personaggi assieme si spogliano e cercano refrigerio sotto questa cascata, proprio in quel momento Honda nota sul torso di Isao tre nei. Quei tre nei in quella posizione tanto particolare, in quella disposizione così particolare e unica, proprio quelli che aveva lo stesso Kyoaki. Ed è lì che Honda si convince che Isao non sia altri che la reincarnazione del suo grande amico. Nell'inevitabile chiacchierata che coinvolge questi due personaggi, Isao deciderà di fare un prestito a Honda, gli presterà questo libro che racconta la storia della Lega del Vento Divino, un gruppo di samurai che poco tempo prima cercò di sistemare le cose nel Giappone, un Giappone che stava, secondo il loro punto di vista, andando alla deriva, perdendo le sue radici, perdendo la sua identità. Questi samurai fecero del loro meglio, fallirono e quindi non restò loro altro da fare se non compiere il suicidio rituale del seppuku. Honda rimane abbastanza colpito da questa lettura, sicuramente non gli rimane indifferente, soprattutto per ciò che ritiene essere Isao. E quindi il suo unico commento è abbastanza freddo, ma sostanzialmente gli dice di stare attento, di stare molto attento alle emozioni forti, a tutto quello che può portare un così potente coinvolgimento del suo animo, riportando proprio come esempio la fine che fece il suo amico Kyoaki. Isao però, forte dell'irruenza della sua giovane età, non accoglie bene queste parole e anzi si ritrova anche ad avere dubbi sulla serietà di questo vecchio amico del padre. A questo punto la vicenda si incentra completamente sulla figura di Isao. Lo vediamo come un giovane irrequieto ma molto deciso, tanto che parla spesso di questa Lega del Vento Divino, ne parla a molti suoi compagni di scuola, a molti compagni in palestra di Kendo, tanto da coinvolgere diverse persone e di
Lui vuole ricreare questa Lega del Vento Divino. Lui capisce lo spirito che ha coinvolto e che ha portato avanti la battaglia di questi samurai. Lui la capisce e la sente propria. Siamo ancora in un periodo in cui il Giappone ha una forte crisi di identità tra quello che è l'abbracciare l'Occidente, il progresso, il futuro e lo smarrimento delle proprie tradizioni. Isao è convinto che questa sia una cosa gravissima e vuole agire. La sua idea, il suo voler ricreare la Lega del Vento Divino, non è un tentativo di parlarne, parliamone, discutiamo, cerchiamo una soluzione, facciamo grandi slogan. No, Isao vuole agire, perché è solo attraverso l'azione che lui ritiene che possano essere cambiate le cose. Questo bisogno, questa ricerca di un modo di agire, lo porterà addirittura ad avere a che fare con membri dell'esercito in grado di spiegargli, di insegnargli come utilizzare l'esplosivo. Il tempo passa e noi assistiamo a tutte le preparazioni di questi ragazzi, alla preparazione del loro spirito e a tutto quello che gli serve per compiere questa azione rivoluzionaria. Si procurano delle armi, rimangono saldi sui loro principi, tanto che a un certo punto hanno anche una data a brevissima distanza, ma ognuno di loro sa che deve fare i conti con la propria coscienza, salutare chi va salutato perché la loro azione potrebbe serenamente portarli alla morte. Questo è il motivo per il quale Isao decide di incontrare Makiko, una ragazza verso la quale provava dei forti sentimenti. Si incontrano, parlano, discutono del più e del meno. Lei avverte l'irrequietezza di questo ragazzo, ma lui ovviamente non le parla di quello che sta per accadere, non le dice nulla, e per quanto lei possa intuire che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa di molto importante nello spirito di questo ragazzo che tanto le piace, non insiste, non va oltre e rispetta il suo silenzio. Il loro incontro si conclude con un tenerissimo bacio. Ormai tutto è pronto. I ragazzi sono pronti, i tempi sono maturi, stanno per agire. Mancano appena 2 giorni quando la polizia fa irruzione nel loro covo e tutti quanti vengono arrestati. È proprio a questo punto che si rifà vivo Honda, il quale viene a sapere ovviamente dell'arresto di Isao e vede in questa situazione la sua grande occasione. Finalmente ha la possibilità di rimediare a quelle che sono state, dal suo punto di vista, le grandi mancanze che ha avuto nei confronti di Kyoaki. Lui non è riuscito a salvare Kyoaki. Kyoaki è morto. Kyoaki si è reincarnato in Isao. Isao sta rischiando di andare in prigione e l'unica cosa che gli viene in mente di fare è la più semplice. Si dimette come giudice, riprende i panni dell'avvocato e assume la difesa di Isao, il quale, non tradendo la leadership che ha portato avanti fino a quel momento, gli impone una condizione: accetta di essere difeso da Honda a patto che questi difenda anche tutti gli altri suoi compagni. Il processo andrà avanti per diverso tempo. Honda finalmente è accalorato, appassionato, sente veramente che ha di fronte a sé, ha per le mani una grandissima occasione, l'occasione di redenzione che forse non si ripresenta mai nella nostra vita. Per cui porta avanti questa arringa e questo processo con tutte le forze a sua disposizione. Anche Isao affronta i suoi demoni, si ritrova imprigionato ed è disperato in qualche modo, pur mostrando freddezza e compostezza. È disperato perché sente che tutto il suo spirito, tutti gli ideali per i quali voleva battersi, gli sono stati tolti in qualche modo. Sente di aver fallito, non si sente più degno di quei samurai che tanto voleva emulare. Assisteremo poi anche alla falsa testimonianza di Makiko, la quale viene chiamata sul banco dei testimoni e racconta che in quell'ultimo incontro che hanno avuto lei e Isao, questi le abbia confessato le sue intenzioni, le intenzioni della Lega del Vento Divino, ma che egli avesse deciso di mandare tutto all'aria. In realtà nulla di quel progetto sarebbe andato avanti. Questo è quello che lei riporta, portando anche come
prova, diciamo prova tra virgolette, il proprio diario sul quale aveva annotato tutte queste cose. Pur trattandosi, come vi dicevo, di una prova un po' particolare, la ragazza viene creduta, ha comunque giurato di aver detto la verità. Ed è a questo punto che la coscienza di Isao si agita. Isao capisce benissimo quello che lei sta facendo, sa che il suo è un gesto dettato dall'amore e un disperato tentativo di salvarlo, ma lui non può accettarlo, perché se quella versione della storia venisse accettata da tutti quanti, allora Isao e gli ideali che stava portando avanti perderebbero completamente significato. Tutto quello in cui lui ha sempre creduto si scioglierebbe come neve al sole. E questo lui non può permetterlo, motivo per il quale si alza e testimonia di aver mentito egli stesso. Lui dice, sì, io a Makiko ho detto tutte queste cose, ma non erano vere, gliele ho dette solamente perché potesse restare tranquilla. I progetti della nuova Lega del Vento Divino erano tutti pronti e li avremmo portati tutti a compimento. Durante il processo scopriamo anche che a tradire la Lega del Vento Divino è stato proprio il padre di Isao, in un ultimo, disperato e terribile tentativo di salvare la vita al figlio, ha fatto la soffiata alla polizia. E questo Onda lo viene a sapere, e proprio il padre di Isao lo prega di non dirgli mai quello che ha appena saputo, perché sarebbe la fine del loro rapporto. In ogni caso il processo continua, ma arriva a un punto nel quale tutti gli imputati vengono prosciolti per mancanza di prove. Tutti sono liberi, tutti possono finalmente tornare alla loro vita, e tutti tranne Isao, ovviamente, perché Isao non è uscito sereno da questo processo. Anzi, in qualche modo lo possiamo vedere nell'irrequietezza che lo contraddistingue e che cresce man mano che il tempo passa, lo vediamo come una bestia ferita. Gli è stata tolta la possibilità di combattere per quello in cui crede, gli è stata tolta la possibilità di mostrare il proprio valore, il proprio onore, e soprattutto non ha potuto combattere per quello in cui crede e per la causa per la quale era disposto a morire. Gli è stato tolto tutto. Questo malessere si accumula nell'anima di Isao, si accumula, cresce e assume le sembianze di una bestia oscura, tanto che quando verrà a sapere che il bersaglio che era stato prescelto per lui dalla Lega del Vento Divino, il signor Kurahara, quando viene a sapere che questo Kurahara ha commesso l'ennesimo atto sprezzante nei confronti della tradizione giapponese, Isao a quel punto, è sbagliato dire che impazzisca, ma fa uno scatto, perché in quel momento tutto diventa chiaro per lui, ogni cosa diventa cristallina e sa cosa deve fare. Isao prende la propria spada e scappa con una meta ben precisa, la casa del signor Kurahara, dove riuscirà a fare irruzione e lo affronterà a viso aperto, trafiggendolo con la sua lama e raggiungendo quel grande obiettivo che si era posto all'inizio di questa storia. Le figure di spicco della finanza, della politica, dovevano essere tutte distrutte, tutte quelle figure che non facevano altro che abbracciare il futuro e il progresso, calpestando il glorioso passato di questo paese, dovevano essere soppresse. Ci voleva questo gesto forte, secondo Isao, per poter risvegliare le coscienze. Egli però, nel momento in cui compie questo omicidio, nel momento in cui diventa un giustiziere, si rende conto che non è abbastanza. Non servirà, anche se portasse avanti questa battaglia come uno stendardo, non sarà sufficiente per quello che è il suo scopo. Abbandona la casa di Kurahara e si lancia in questa corsa sfrenata verso quella rupe che si affaccia sul mare. Lì, seguito anche dalle guardie del corpo del defunto, si ferma, si inginocchia, sfodera nuovamente la spada
e commette il suicidio rituale del seppuku, proprio un attimo prima che il sole sorga. Questa è la conclusione del libro. Allora, per me non è semplice parlare di questo libro. Per quanto lo trovi leggermente, ma proprio leggermente, inferiore a Neve di Primavera, la storia di Isao mi ha coinvolto, mi ha vinto, mi sono riveduto molto nel suo senso di inquietudine, nel suo desiderio di cambiare, nella sua costante ricerca della perfezione, della bellezza, da quando la portava avanti nella sua arte del kendo a quando la portava avanti come un bisogno spirituale e mentale. Mi sono rivisto molto in lui e man mano che andava avanti mi sentivo sempre più coinvolto. È stato un personaggio capace di dare veramente tanto, sia in termini di azioni che in termini di emozioni. Anche questa possibilità di redenzione che è stata offerta a Honda è stata una cosa che mi ha molto emozionato. In fondo ognuno di noi ha compiuto a un certo punto della sua vita qualche azione della quale non va fiero, o magari non ha compiuto delle azioni che magari con la maturità e col coraggio di oggi avrebbe fatto. E quindi il fatto che Honda si trovi per caso, per destino, davanti alla possibilità di rimediare è stata una cosa che mi è piaciuta davvero tanto, perché in fondo chi di noi non lo vorrebbe? Il discorso della reincarnazione dell'anima di Kiyoaki mi ha molto affascinato, perché nonostante siano su alcuni punti molto simili Kiyoaki e Isao, si tratta di due personalità e di due spiriti diametralmente opposti. Basti pensare a come Kiyoaki disprezzasse coloro che praticavano il kendo e di come Isao invece ne sia un grande campione. Si tratta di due personalità talmente diverse che questa cosa mi ha fatto pensare, vedi come questo spirito abbia voluto tornare in questo mondo passando da un estremo all'altro, perché alla fine cosa deve fare un'anima nell'eternità dell'esistenza se non vivere diverse vite con tutte le caratteristiche che le separano l'una dall'altra? Perché dovrei continuare a vivere decine di vite tutte uguali tra loro? E questo concetto, questo bisogno di diversità, questo bisogno di provare tutto ciò che l'esistenza possa offrire mi è molto piaciuto e mi ha davvero affascinato. Quello che mi ha colpito maggiormente di questa storia, comunque, è stato lo spirito col quale Isao porta avanti la sua vita, la sua battaglia e la sua morte. Perché alla fine si tratta di un'anima in pena che ha cercato di portare un cambiamento. Ha visto qualcosa nel mondo che non gli piaceva e ha avuto la forza di prima parlarne e poi trovare il modo di agire. Poi possiamo discutere su quanto fosse giusto o corretto il modo che ha scelto per agire. Io non entro nel merito. Quello che però mi ha colpito è stata la dedizione e la forza con la quale ha portato avanti la battaglia nella quale credeva. Questa ricerca di purezza, bellezza, estetica, di miglioramento del mondo lo ha portato avanti con tanta forza da arrivare al punto di dire: io cercherò di essere il cambiamento che voglio portare nel mondo, cercherò di esserlo con le mie azioni e se non ne sarò in grado cercherò di esserlo con la mia morte, affinché questa possa ispirare qualcun altro a portare avanti questa battaglia, perché sicuramente non è una battaglia nella quale credo solo io. Ci sono sicuramente molte altre persone che ci credono e non hanno la forza per venire alla luce. Forse con l'estremo gesto che compio darò loro la forza. Questa è l'eredità che Isao lascia al mondo. Concludo dicendo che è impossibile leggere questo libro discernendo quella che è la vita dell'autore, soprattutto diciamo la conclusione della vita dell'autore. Mishima, ragazzi, basta avere veramente una conoscenza superficiale di chi fosse quest'uomo per sapere come ha messo termine alla sua esistenza. E
E questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito di questo libro, perché l'ho trovato come una finestra aperta sullo spirito di Mishima stesso. Non sto dicendo che Isao e Mishima siano la stessa persona, non sto dicendo che tutti gli ideali di Mishima fossero chiusi dentro questo libro, ma in fondo perché no? Magari non nella sua totalità, ma c'è sicuramente molto del credo di quest'uomo, un uomo così determinato, così convinto delle battaglie che portava avanti, da compiere egli stesso il suicidio rituale dei samurai. Per questo dico, è impossibile leggere A briglia sciolta senza tenere conto di quella che è stata la vita di Mishima. Non si può fare, non provate neanche a farlo, secondo me, perché dobbiamo ricordarci di questa cosa, semplicemente perché leggere questo libro ci permette di capire ancora meglio la vita e le idee di Mishima, molto più di quanto potrebbe fare una biografia, secondo me. Detto questo, non posso far altro che consigliarvene la lettura. La tetralogia del Mare della Fertilità, fino adesso, sono 2 capitoli su 4, mi ha regalato tantissimo, non me l'aspettavo, non mi aspettavo di trovare una storia che fosse così potente, quindi sicuramente andrò avanti, sono molto entusiasta all'idea e non vedo l'ora di parlarvene ancora. Ovviamente se avete dei commenti da fare, degli spunti di riflessione, lasciatelo scritto nei commenti, io sicuramente vi risponderò. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata!